Buongiorno, benvenute e benvenuti. Le relazioni precedenti hanno decisamente dispiegato uno scenario intenso, grande, profondo e ci fanno capire quanto già autenticamente si stia facendo e si stia concretizzando. Nasce la volontà di umanizzare le cure grazie al dialogo tra alcune aree dell'area medica e alcuni settori della riflessione esistenziale sul senso del vivere, in particolare religiosi, e da questo dialogo in Italia accade qualcosa di estremamente importante, che è l'importazione del modello delle cure palliative. Sto pensando alle prime esperienze portate dalla Fondazione Floriani, che diventa il punto di riferimento italiano tra gli anni 80 e 90, e sto pensando alla società di cure palliative che tuttora mi pare che abbia la sede nella Fondazione Floriani. Ho appena cambiato da qualche mese, vero? Ecco. L'umanizzazione, cioè alcuni medici, non tutta la medicina, alcuni medici illuminati si rendono conto che i loro pazienti a un certo punto non possono più essere curati, devono essere accompagnati verso la fine, e la medicina vede la morte sostanzialmente come la più grande nemica. Quindi questi medici sono stati profondamente illuminati, perché hanno capito che la morte va comunque gestita, e appunto il modello palliativo è quel percorso che insegna ai medici che la morte non è la nemica. Diceva il presidente della CCP De Chirico, presidente della regione Veneto CCP De Chirico: è un fatto naturale, come un fatto naturale ammalarsi, come un fatto naturale il dover fare i conti con la possibilità di guarire o di non guarire. Ebbene, questa area molto limitata all'interno della medicina ha acceso un fuoco che, grazie al cielo, sta diventando sempre più ampio, sempre più forte. Sto parlando della situazione italiana, tant'è che arriviamo appunto nel 2010 a questa legge che introduce un lavoro multidisciplinare e dunque diverse professionalità. Intanto altrove che cosa succedeva? Accadeva qualcosa di estremamente interessante, vale a dire, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la morte, proprio grazie ancora alla medicina, è diventata qualcosa che non veniva più gestita all'interno della casa, così come non si gestisce più il parto a casa. Quindi le donne hanno perso quella competenza dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, quindi dagli anni 50 in poi, che è il far nascere a casa il bambino. La stessa cosa accade per il morire. Cioè, sono andate perdute dalla seconda metà del Novecento in poi quelle competenze familiari che hanno a che fare con il corpo, la gestione del corpo, quando si nasce come corpo e quando si muore come corpo. Sono andate perse competenze di millenni, non sto parlando di competenze di moda magari di un decennio, di millenni, grazie al successo della medicina. Allora, questi studiosi che vediamo cominciano a rendersene conto immediatamente, molto anticipatamente. Edgar Morin, in particolare, molto importante in Europa, la scuola francese, che poi purtroppo si chiude. In questi anni si comincia a dire: ma proprio perché la medicina è trionfante, ha raddoppiato con gli antibiotici, con dispositivi sempre più complessi, raffinati, puntuali, competenze sempre più ricche e attendibili, ha raddoppiato i tempi di vita rispetto a quelli che potevano essere i tempi del Medioevo, e ha creato una società che diventa addirittura una comunità sanitaria, cioè vale a dire dal piccolo ambulatorio del medico territoriale si arriva ad ospedali che nei decenni diventano sempre più delle vere e proprie comunità, con migliaia non solo di pazienti ma
di esperti che vi lavorano all'interno e con linguaggio sanitario sempre più specifico e sempre più situato in queste comunità. La comunità sanitaria si dirama poi, grazie ad alcune leggi in Italia, proprio in tutta la comunità civile e accade che questa innervazione profonda e puntuale rende sempre di più esterna alla vita familiare la gestione del corpo dalla malattia fino al morire. Significa questo che rilevano questi studiosi, Edgar Morin, Philippe Ariès, Vauvel, sempre di scuola francese, che la gente comune, ma innanzitutto a partire dalla famiglia, la gente comune comincia a tacere del morire, comincia a non saper più come parlarne, che parole usare, cominciano a essere considerate addirittura pornografiche, dice Görer, comincia la scuola inglese considerare il problema, cominciano ad essere considerate pornografiche tutte le indicazioni che abbiano a che fare con la terminalità e con la morte stessa o il corpo nelle sue manifestazioni degenerative. Bene, questa cosa ha prodotto come esito un problema sostanziale. Innanzitutto l'affidarsi come corpo interamente ai dispositivi medici che richiedono un linguaggio specialistico che non può essere un linguaggio che ha a che fare con quella quotidianità dell'esperienza del vivere e, dobbiamo dire, anche del morire. Quindi il morire viene estrinsecato in un linguaggio che non appartiene al vivere quotidiano, ma appartiene al linguaggio specialistico della comunità sanitaria. Questa è la prima esternalizzazione del morire e altresì la tendenza è quella di chiuderlo, questo evento, quello del degenerare come corpo fino alla morte, chiuderlo all'interno di queste strutture che sono la comunità sanitaria e nasconderlo all'interno della struttura sanitaria. Questo significa che la gente non ha più né simbolismi e neppure linguaggio per esprimere che cosa sta accadendo all'interno della famiglia e innanzitutto all'interno del proprio corpo. Questa è la pornografia del morire, dice Görer, ma gli fa eco e comincia negli Stati Uniti tra gli anni 60 e 70 l'esplosione degli studi del consciousness rising intorno al siamo mortali, laddove questo percorso è assolutamente parallelo a quello del sistema sanitario e non è necessariamente integrato. Cioè, vale a dire, studiosi psicologi, studiosi sociologi, antropologi cominciano a dirci, ecco perché Eileen Knopp, perché è rappresentante di questo movimento che si sta diramando a livello internazionale in forma sempre più capillare, arrivano anche i medici ad appartenere a questo livello di ricerca. Questo movimento è il movimento della tanatologia culturale, che vede innanzitutto negli psicologi quella clamorosa figura di continuità che la dottoressa Ghiotto ha annunciato e che è stata più volte richiamata dagli interventi precedenti. E questo movimento di tanatologia che vede gli psicologi come la figura cardine per il linguaggio di comunità mette in evidenza come sia necessario per l'umanizzazione delle cure, per la realizzazione di qualsiasi progetto integrato, per il riconoscimento della relazione empatica, quindi della volontà del paziente, della volontà di chi lo accompagna rispetto alla gestione del dolore, della sofferenza, del finire, rispetto alla ricerca del senso della vita,
vede appunto nella competenza psicologica una competenza principe in quanto portatrice di quei saperi che sono i saperi intrinseci della persona, dell'individuo che parla con se stesso e con chi fa parte della sua rete di relazione, e lo psicologo è appunto quella figura che riconosce il bisogno, lo sa decodificare, lo sa riconoscere come bisogno della persona e lo sa circuitare all'interno della relazione. Allora, perché ho fortemente, intensamente proposto all'Ordine degli Psicologi del Veneto e anche altri ordini a livello nazionale stanno seguendo questo esempio dell'Ordine del Veneto, perché ho desiderato che nascesse questo gruppo, come sapete dirigo il master per l'Università di Padova in Death Studies and the End of Life, che non lavora solo sulla palliazione ma su tutti quegli elementi di continuità che hanno a che fare con il rapporto individuo famiglia, comunità, società, e che hanno a che fare ovviamente con le diverse professionalità. Ho desiderato che accadesse questo perché venisse riconosciuto che lo psicologo, in quanto figura di competenza che garantisce il riconoscimento dei bisogni e dei bisogni relazionali della persona all'interno delle proprie reti, è esattamente quella figura che può offrire a tutto tondo una professionalità che mantiene al centro il paziente, la persona, anche nel momento in cui questa deve morire. Questo che cosa significa? Significa che lo psicologo può supportare l'equipe di quei medici che non sono illuminati, quelli che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare oggi e che avremo la fortuna di ascoltare oggi, perché non tutti i medici sanno relazionarsi oggi con il paziente dopo la prognosi infausta. Non tutti i medici. Sì, che sto dicendo qualcosa di terribile. È vero, noi ignoriamo la psiche delle macchine e sbagliamo, secondo me, sbagliamo. Allora. È vero? Allora, lo psicologo può diventare appunto questa figura di continuità perché non tutti i medici hanno una competenza tanatologica, cioè a partire dal sapere, il memento mori, che morire è naturale, accade che si devono elaborare una serie di significati esistenziali, una serie di significati esistenziali con la persona. Non tutti i medici sono come il dottor De Chirico che accompagna Silvano e non tutte le famiglie sono come quella di Silvano. Si parla di congiura del silenzio laddove si sia incapaci di dare la diagnosi, laddove si sia incapaci di dare la prognosi e ovviamente laddove si sia incapaci di gestire la notizia peggiore, cioè la diagnosi, che non è portatrice di niente di buono, ma magari è già foriera di una prognosi fino all'esito infausto. Quindi all'interno di questa dinamica dove si instaura la congiura del silenzio, che significa non sappiamo parlare di morte perché grazie a Dio la medicina raggiunge i propri successi e dunque con la propria capacità di funzionare permette alle famiglie di vivere in termini di produttività sempre più prolungata e di benessere sempre più prolungato, quindi rimandando all'infinito l'incontro temibile, non è comunque possibile dimenticare che nonostante questo successo questo silenzio, la congiura del silenzio, abbandona alla solitudine. Elias
grande sociologo, infatti parla di un evento che deve essere ricordato come tuttora esistente nonostante l'efficienza degli apparati sanitari: la solitudine del morente e la solitudine del familiare, laddove all'interno di questa solitudine sostanzialmente è sovrana l'incapacità di parlare e dunque quella modalità di relazionarsi con il "the show must go on", nonostante si sappia che la morte è il convitato di pietra della nostra vita quotidiana. Bene, dato questo scenario, laddove non tutti i medici fanno parte di quella, diciamo così, di quel gruppo illuminato capace di mobilitare ciò che poi è diventato legge 38 nel 2010, non tutti gli infermieri, non tutti gli assistenti sociali, mi preme dire che sto lavorando anche all'interno di questo territorio, già ho realizzato alcuni convegni con l'ordine degli assistenti sociali e nel nostro gruppo di lavoro c'è l'intenzione di coinvolgerli interamente anche in questa cosa, non tutti hanno quella competenza tanatologica necessaria che invece lo psicologo con una formazione specifica può offrire. Altresì mi preme mettere in evidenza, ecco qua ho indicato alcuni grandi teorici e ricercatori e scienziati con i quali per esempio della Terror Management Theory sono in contatto, avremo a novembre Sheldon Solomon in un altro congresso internazionale che sto realizzando su morte e guerra, che parlerà appunto di quanto la competenza sul morire possa spiegarci la vita quotidiana e le nostre difese. Mi preme ricordare che non solo si deve parlare di morte in oncologia, questo l'abbiamo già detto, perché si muore anche di tutte le altre malattie, e non solo di palliazione, cioè gli esiti del morire non si fermano con la morte, quindi laddove finisce la cura palliativa il lavoro psicologico deve continuare, laddove si deve supportare la famiglia dopo la perdita e parliamo di lutto. Ecco il Death Awareness Movement, abbiamo come punto di riferimento storico FIFO, Eleanor Vasqua, stiamo parlando di coloro che hanno fondato il primo organo scientifico, vale a dire la rivista Death Education, fondata tra le altre da questa figura veramente memorabile, Eleanor Vass. Questa rivista che poi è diventata Death Studies e che, di cui ovviamente Aileen è una delle figure più rappresentative, eccola, voilà. Ecco Aileen, e abbiamo appunto Nijmeijer, che mi pare sia adesso il direttore della rivista Death Studies, mette in luce come la ricerca debba essere il più possibile, ecco l'altra parola più volte pronunciata da chi mi ha preceduto, debba essere integrata ma non possa prescindere da saperi squisitamente psicologici. Ecco dunque che il gruppo di lavoro dell'Ordine degli Psicologi vuole proporre agli ordini che oggi partecipano e che noi salutiamo con grande gioia, voglio rimarcare la bellezza dell'intervento della dottoressa Antonella Barina, che ha saputo restituire quel linguaggio che appartiene effettivamente al parlare in prima persona del che cosa vuol dire bisogno, di che cosa vuol dire saper leggere e saper riproporre con parole adeguate "io ho bisogno" e qualcuno mi racconta qualcosa del suo bisogno. Quindi un benvenuto all'ordine dei giornalisti che molto possono e sanno fare. Mi piace ricordare il primo evento che abbiamo realizzato con ECM all'interno del master per l'ordine dei giornalisti rispetto alla
come parlare di morte quando si deve riportare il tema del suicidio nelle pagine di cronaca per evitare l'effetto Werther. Cioè, vale a dire, se parliamo di morte non parliamo solo di palliazione, e questo mi preme dirlo, e non solo di palliazione in oncologia, ma di un processo che riguarda, è per questo che dico il memento mori, è di un processo che ha perso nella vita quotidiana del confrontarsi il proprio linguaggio quotidiano da 5 generazioni all'interno delle famiglie. Io con questo non posso fare altro che sperare che siate assolutamente entusiasti di poter partecipare alla giornata di oggi, perché si aprono grandi possibilità di collaborazione tra università, ordini professionali, nel celebrare il sapere psicologico come un sapere trasversale imprescindibile, perché la psicologia è una disciplina ben precisa, estremamente ampia, che offre infinite competenze, quindi dalla competenza alla ricerca per una autentica capacità di intervento sulla persona, ma la psicologia dice innanzitutto con la persona e all'interno della sua rete. Grazie.